Raga, vi dico solo che io ho predetto un minuto prima il gol di Rachmani, però purtroppo poi era fuori gioco. Vabbè, almeno qui. Ma sai Però che, noi non siamo aspetta, salvati. sai che un mio amico di Napoli, Imbarazzante, incazzatissimo, mi ha mandato questa immagine e ve la faccio vedere. Io fatico a vedere il fuorigioco. Ma dov'è con la punta del piede della la stampa. punta. Sì, no, c'è Dicono, uno spiro ma è tipo una puntecchia, Manfred, ma... migliore. È come Ken col Verona, è Ma sempre Ken quello. almeno si vedeva, qua non si vede, raga. Si vede Ma in che no, parte. è tagliato. Se lo prendi prima lo fa vedere, ma è sempre Solo la minimo. punta. Comunque che schifo annullare sti gol. Sì. Ma hanno messo sta regola del... E quindi... Ma sta Peppone. zitta e devo subire. Basta. Peppone, Ragazzi, però, dai. però, scusate, questa qua è il fuorigioco oggettivo. Cioè, non è che ci si può avere Bravo, un parere su una roba del Andrea. Bravo. genere. Siamo allo spettacolo. Viva il balcone Infatti, a che me, vive il io... messaggio. Viola, comunque sei sempre più bella, eh? Va, Meno dai. male. Vabbè, Grazie. oh, volevo dirglielo, non la vedo da un po', glielo volevo dire. Così è migliorata. Grazie. Secondo me si è, ma cioè, si è fatta le sfumature nei capelli? Sì. Ah, ecco, Stai molto quella. bene. Perfetto. Grazie, Era bianco quella, nero, hai era quella. visto? Che uomo Domani che Max attento, va in testa. Se domani Max va No. in testa, cosa succede, Torre? Piangi, eh? Ma è Non vedi il impossibile. sorrisetto? Io dico adesso, se domani la Juve vince, mi taglio i capelli a zero in live domani sera. Lo dico. Però lo Attenzione! faccio domani sera e non con mortelli. Lo Domani sera ripeto, con la lo macchinetta. ripeta, lo Così. ripeta. Per Mi taglio i no, capelli se domani la Juve batte l'Inter. Pancio sei un no, cane. no, Bravo bravo Torre. Domani Torre, sera, eh. bravo Interessa. Torre, Non ho problemi. no, Talmente sicuro, Torre, ma guarda. è una cosa che può succedere, Ma non è vero, ma non è vero, non può succedere, non può cioè no, succedere. non gioca contro l'ultima in classifica, L'Inter quest'anno è troppo forte, troppo più forte di tutte. mamma mia, mamma mia. Questo è il Vabbè, conduttore di Torre, che questo immagine. Io l'avrei consigliato diversamente. Allora, dobbiamo parlare per Va forza benissimo. del ritorno di Mazzarri, Salumiere, Violet, Peppone. Cosa Per c'è stato di forza, buono? Cosa c'è stato di servire già. buono? So che Cosa di c'è brutto stato? c'è un brutto infortunio di Oliveira. Mamma mia, ragazzi, ma da quanto mi ha fatto impressione vedere quella scena in diretta. Succede. Però, vabbè, Secondo ovviamente me è un. questa. Vai, vai, vai. No, dico, ovviamente ancora non riusciamo a sapere come va, quindi lo scopriremo lunedì. Ma Vabbè. che si è fatto, raga, che io non l'ho vista? Secondo me. Forse è crociata. Forse Sì, sì, è il ginocchio Dile Samuel. sinistro. Da solo, ragazzi, l'ha Bravo. fatto. Da solo, sì, da È solo, scivolato sì. male. Si è caduto male a terra. Se, come se la scarpetta si fosse bloccata sul. Però, a parte quello, si è visto più animo nel Napoli, non so Sì, cosa. no, c'è Ma stato tantissimo. un Che comunque vincere a primo. Bergamo, Minchia. è risultato pesante, non vinci quasi nessuno a Bergamo, No, ma più che altro è come vinci, È Maffe. Perché vero. abbiamo stasera abbiamo convinto. Cazzo sta di. Ha Cosa? vinto l'Inter una settimana fa a Bergamo. Infatti, non vince quasi Vabbè, quasi, vuol dire che ogni quasi tanto ne vince una. nessuno. E questo è in italiano. Quasi, ogni tanto ne Infatti, vince una. capitano, se tu hai ascoltato, hai vinto. anch'io ho pensato Comunque, alla stessa è che ci ha cosa. vinto un Comunque, 2 settimane anno fa. fa l'Inter. La Lazio ha vinto a Bergamo, raga. Non ci ha No, giocato. però ci deve Non ci ha giocare, l'hanno ancora giocato. in casa. Abbiamo vinto 3-2. Non aveva ancora perso a Bergamo. Non aveva ancora perso. Pareggio con la Juve. L'abbiamo vinto a Bergamo. Grande Lazio. Grande. E Non grande Ciro la può Immobile. fare impossibile. Grande Ciro Allora non è Immobile. impossibile, c'ha ragione Augusto. Manfred, una domanda per i tifosi del Napoli. Vai. Ma questo Quara può diventare il Lavezzi di Mazzarri? Ah, bella domanda Mazza. questa. Questa è una domanda da direttore. Peppone. Io l'ho detto già, per me può diventare anche più forte di Lavezzi. Perché Peppone, secondo hai me. urlato Perché stasera, secondo me, Peppone, quando ha ma perché fatto. secondo me Kvara è più tecnico di Lavezzi. Manfred, scusa, c'ho una domanda per Peppone. Volevo chiedere se aveva urlato e alla chat se abbiamo un replay delle urla di No. Peppone o no. Ah, Ho pesante, Peppone. urlato sul 2-1, ho urlato pure abbastanza. Ma sai che Ma tanto proprio a avendo livello raggiunto il dell'ultima? gol l'ultima Abbastanza. mezz'ora mi vedo solo Peppone che grida. Ah, A sto punto. Ma tu abiti in un condominio? Cioè ti vengono a bussare ogni tanto?
Un tempo lo facevano, però poi si sono arresi e hanno detto vabbè, basta, facciamo il loro potere in Napoli. È vero, per qua, la stessa cosa qua da me, uguale. Poi posso dire una cosa, che comunque noi che urliamo di notte su Twitch, sicuramente la mattina non trapaniamo. Portate rispetto. Giusto. Bravo. Portate rispetto. Esatto. Siete voi nel merda a trapanare la mattina. Ma poi di notte. Ma neanche poi chi, cioè, ma poi sono le 10 esatto. Di sera urla, ma che cazzo volete? Fino alle 11 si può fare rumore. Ma poi fino alle 11 e mezza. Ma dai. Vabbè, dopo le 11 ti possono dire però. Ah, boh, domani è domenica, raga, cioè è domenica, che ce ne fu. Salumiere. Miglioramento. No, io sono contento perché il primo tempo faceva ridere, no? È stato memato Mazzarri che diceva ho studiato lo Spalletti dell'anno scorso. È stato memato per dire che aveva visto Spalletti ed è stato così. Cioè, al primo tempo ci sono state delle azioni che ricordava il Napoli dell'anno scorso. Ragazzi, oggi il migliore in campo è stato Lobotka. Cioè, finalmente è tornato a essere il filtro del centrocampo. Sì, sono finalmente d'accordo. Abbiamo rivisto le linee del campo. Più che altro ho visto proprio la cattiveria, la voglia di tutti di farsi vedere. Un gioco di squadra, una solidarietà, serviva proprio un'area nuova. Adesso da capire quanto l'entusiasmo riesca a durare, ma io ho visto veramente un primo tempo sontuoso. Qua devo fare un discorso serio, purtroppo. Però è serio, non ridete. Allora, mi ha scritto Sonzo, purtroppo gli è successa, lui dice, e io li credo, una cosa spiacevole allo stadio, e ha detto non me la sento di venire, quindi... poi viene sempre, quindi, mi dispiace, adesso ho iniziato a scrivere. L'ho vista nel Torino, pure lui. Ah, ci ha fatto Leandro. Vai a vedere. Ho visto una cosa un polemico contro i napoletani, non so che cazzo è successo allo stadio. Possiamo dire sicuramente che c'era una rimessa laterale che il Napoli dà per giocatore per terra del Napoli, poi non viene ridata e nella stessa azione l'Atalanta gioca. Infatti poi c'hanno visto che dalla palla incazzata. Io sento con Sonzo, scusi. Più o meno lui me l'ha detto. No, nel senso che comunque ci sono stati degli insulti da quel punto di vista perché la partita ha avuto delle frizioni. Era questa, Harry, io aveva pensato con un'altra, avrà tolta allora. Anche questa era questa. Probabilmente l'ha tolta. Probabilmente ma cosa vuol dire questa qua? Scusate, raga. Non lo so. Cos'è? Sono tipo infiltrati come il peperoncino. È un anagramma? Ora fin quando non indoviniamo stiamo qui a pensarci perché secondo me non è difficile però sono due peperoncini calabresi esatto un cappuccio di un anziano non capisco cosa vuol dire comunque pare che abbia avuto un disguido con altra gente che era allo stadio adesso poi quando vorrà raccontarlo lui quindi per questo non c'è un abbraccio a Sonzo lo aspettiamo. Diciamo che Atalanta-Napoli forse è una di quelle partite molto a rischio. Molto ci soffrono. Dobbiamo dire che noi a Bergamo siamo sofferti. Ci sono proprio i banchiano. Quando arriviamo si sente la superiorità. Però è giusto, ragazzi. Si soffrono. È oggettivo. Vabbè, auguro, dai. Appena entriamo in campo, metti il tempo. Vesuvio e Rutta, Napoletano in merda subito. Che ti... Ma non solo a Bergamo, ma questo è il problema che succede. No, ma sopra vabbè, ci sono dai, dobbiamo dire ci sono delle tifoserie che siamo abbastanza antipatici, come Verona, come Bergamo, sicuramente a Bergamo non è che stanno bene. Tra tifosi è una cosa, tra tifosi normali non c'entra niente questo. Per quanto mi riguarda, a me interessa rispondere sul campo e noi sul campo gli abbiamo risposto pure dignitosamente. Bravo Peppone. Con classe abbiamo risposto. Vai, Oletti, è rinato il Napoli? È rinato, sì. Può dire qualcosa? Vai, Oletti, stai attenta, vai, Oletti, a dire certe cose. Oh, mamma mia. Metti la grande e rifaggi la domanda. Oh, il can. Muovi l'ansia. Vai, Oletti. Oh, Yoke. Oh, il can. È rinato il Napoli con Mazzarri. Oh, maronna me. Allora, innanzitutto è stato molto scioccante vedere Osimhen senza mascherina, però ti devo dire, è andata bene, mi va bene così. A parte che i cambi di Mazzarri sono stati straordinari, ragazzi, finalmente dei cambi ottimi. Prima dell'ottantesimo, bisogna dire. Prima dell'ottantesimo, sì. A cosa possiamo ambire? Attenzione. Dai, ma questa... Ok, dopo una No, dillo lo scudetto!
Dillo, perché abbiamo rivisto il Napoli di Spalletti. Viola, non cadere in tranelli, vai. Viola, piaci vedere quel 4, Viola? Ragazzi, io vi rispondo alla Mazzarri, è importante, vediamo prima di vincere. E poi lo scudetto, lo scudetto! No, non si detto. Vince il quarto non scudetto, detto, signori. Vediamo di vincerlo. Lo scudetto dell'Inter. Dell'Inter? Brava. Ma no. Scusate, ma una domanda, voi che siete più grandi di me, ma c'è mai stato un allenatore che ha vinto subentrando in Italia lo scudetto? Ma sai che da quando che mi ricordo io sicuramente no. Penso sia una cosa strana. Negli ultimi 15 anni. Ho chiesto. Sicuramente no. Beh, ragazzi, Sta già pensando che dopo Pioli arriva Ibra e ti fa vincere lo scudetto, eh? No. Ho chiesto per Mazzarri, perché allora la prima giocare. Però, ci sono raga, stati molti Harry subentrati e che hanno vinto l'anno posso dopo. Posso dire una cosa, Manfred? In questi momenti manca una persona, con sì, questa domanda sì. di Harry. Facevano notare il sì. Oh. Allora, la nostra Wikipedia. Guarda, cioè, qua avrebbe fatto proprio... Allora. Posso? Grande. Sì, possiamo... sì. Allora, io credo che le analisi vadano fatte anche per quello che sono le partite, ma soprattutto per quello che si vede in campo. Io credo che Mazzarri in 10 giorni non possa aver fatto nulla all'interno della squadra e che la squadra abbia risposto soltanto perché adesso non c'hanno più il fesso a cui dare la colpa perché giocavano male. Quindi non è che Mazzarri è diventato chissà che, quando cambia allenatore i giocatori sanno che il fesso a cui davano la colpa tutti quanti per cui giocavano di merda non c'è più e quindi loro per una, due, tre partite sono chiamati a metterci qualcosa. Ma tu l'hai vista l'intervista di Garcia con Politano, la conferenza stampa? Che è un po' la ricordo, che lui gli dice, quella della Champions, quella che lui gli dice che lo vorrebbe far giocare, non mi ricordo sì. Era Spadori, che lo vuole spostare esterno. Lui lì nell'intenzione viene deriso con le domande dai giornalisti e anche okay. I giocatori lo guardano con gli occhi come perfetto. Noi guardiamo un coglione. Perfetto. Quindi, ok, no, se tu c'hai questa situazione, okay. Però io credo che... No, ma l'ha detto anche Cerchione qua che lui veniva preso in giro. Okay, perfetto, questo ti dà proprio il polso di quello che è una situazione nella quale i giocatori erano responsabili, oltre al tecnico, per le scelte sbagliate. E che non è che adesso Mazzarri viene, ha fatto chissà che, Mazzarri non ha fatto più niente, Mazzarri ha avuto la fortuna di subentrare all'interno di una squadra che è forte, perché... Poi gli rientra Osimhen e gli mezzo risolve la partita, perché poi diciamo la tutta, Carnesecchi fa una follia, Carnesecchi fa una follia, se quella palla va in tribuna forse il Napoli la pareggia, e se può dire che Osimhen fa una grande giocata che dà la palla e che magari nelle ultime due o tre giornate Osimhen non c'era e la differenza si è vista là davanti, quindi... Dare tutto sto credito a Mazzarri mi sembra possiamo dire anche che il gol di Candreva, se non arriva la Lazio può puntare a vincerla, se Giaccani non si spa. No, ogni partita ci sono gli episodi. Agu, tu mi stai dicendo che no, Mazzarri, io non dico che ci sono gli episodi. Mazzarri, non abbiamo detto che Mazzarri, vedi che tu non capisci l'italiano. Non ti ho detto che ci sono gli episodi. Io ti ho detto che ci sono i giocatori che nelle ultime 3-4 giornate Garcia, Osimhen non ce l'aveva. E che invece oggi Osimhen oggi ha toccato una palla e ha fatto fa gol. Se quella palla probabilmente arriva a Raspadori, probabilmente. Ma il problema di Garcia è che ha sbagliato anche i cambi. Garcia quando c'è stato Agu, quindi il fatto che sia entrato Osimhen non è che sbaglia i cambi perché i giocatori se ne approfittano, lo prendono per il culo. Ma sicuramente Garcia è stato il capo espiatorio. Ci mancherebbe una situazione. È una situazione nel quale chi subentra le prime due o tre giornate c'ha quello shock. Ma infatti ho detto c'è l'entusiasmo, il fatto che appunto non è che c'è l'entusiasmo più, non è entusiasmo, i giocatori che hanno le spalle al muro, perché se sbagliano non possono dare la colpa a Garcia, la colpa è la loro adesso, non è il presidente, la colpa non è più del presidente perché ci ha messo un altro,
quindi adesso la coppa è solo dei giocatori e il Napoli c'è giocatori forti, ragazzi. Ma può essere che ci sono la camera sotto per lo striscione che hanno fatto i tifosi? Il discorso è semplice: Garcia è venuto a Napoli con arroganza, dicendo alla conferenza stampa dell'anno scorso, Lobotka non me ne frega, del passato non me ne frega, ma Mazzarri è venuto con umiltà e ha elogiato il Napoli dell'anno scorso, sottolineando i meriti di Spalletti, e oltre in questi 15 giorni ha parlato singolarmente con i giocatori che c'erano, senza quelli là che stavano in nazionale. Questo è il discorso. Garcia, ma poi parliamo di Osimhen. Questo è il discorso. Ma noi parliamo che contro contro l'Empoli ha messo Tovare Zielinski fuori per passare al 4-2-3-1 per poi tornare al 4-3-3 nel secondo tempo. Infatti, quindi che tu mi dici oggi. Ma certo, ma perché Garcia purtroppo non ci ha capito niente della squadra, ma io sono da Fiorentina e Lecce. Asinu uscia quanti la bocca. Infatti io oggi, esatto, Anghissà era a lui, cioè sì, c'è un nuovo obiettivo, ragazzi. Ho visto, prego, li ha rimessi nelle sue posizioni, ha rimesso i giocatori dove dovevano giocare, ma nessuno ha detto che Mazzarri in 10 giorni ha creato il gioco per farli vincere. Abbiamo detto che Garcia dopo top mesi aveva tolto degli equilibri, aveva tolto delle sicurezze che c'erano l'anno prima. Ma che Garcia sia un somaro, sono stato il primo a dirvelo. Ma certo, ma infatti tutti mi dicevano Garcia è un somaro, ma anche con un somaro in panchina i giocatori questa situazione se ne sono approfittati. Poi colpa di Garcia, sì, la colpa sta sempre al centro, non c'è la colpa di una Mazzarri, persona, no? Quello che ha fatto è andato là e ha dato 2-3 rinfrescate a quello che facevano prima, non ha fatto niente di che. Bravo, cioè, ma nessuno sta elogiando il gioco di Mazzarri oggi. I giocatori in questo momento si sono messi là, si sono guardati, beh, se perdiamo oggi la colpa di chi è? Quello non ci sta più, presidente ha cacciato, mo c'è questo nuovo, a questa la colpa non gliela collano, la colpa è nostra. E allora nostro, certo, però ti dico che a oggi nessuno sta elogiando i 10 giorni di Mazzarri di allenamento, stanno elogiando il comportamento, il modo, ragazzi, in cui è tornato in allenamento. Però, quello che ho notato io, una volta, scusami, Violet, ho detto quello che ho notato io è che a noi serve qualcuno che comunica tanto, che è caldo. Cioè, uno come Garcia non faceva proprio parte di noi. Cioè, io noto proprio questa cosa. Infatti, Mazzarri al momento, Garcia, lascia stare che sia scarso. Io noto che c'è sempre questa roba che se viene un allenatore è molto freddo, molto particolare sui modi di fare, non va mai bene. Non so se ci avete fatto caso anche voi.